Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro di Croci Civiltà, fra Eraldo Affinati e Tachon. Questo è un incontro, diciamo, extra media, fuori di Ca' Foscari. Questo è un incontro che facciamo già da alcuni anni con il Fondaco dei Tedeschi, presso il Fondaco dei Tedeschi. E per questo motivo volevo ringraziare l'organizzazione di FS, il Fondaco dei Tedeschi, voglio ringraziare Delphine e Andreina che ci hanno aiutato non solo in questo momento ma nel corso di tutto l'anno a realizzare questo evento, e li ringrazio anche da parte dell'Università per tutte le attività che facciamo con loro. E questo è un incontro permesso e favorito e sostenuto dalla Società Dante Alighieri, che proprio questo incontro ha chiesto di fare, e abbiamo accolto molto favorevolmente questa proposta di far dialogare un autore italiano, Città Dante Alighieri, ha lo scopo di portare, di diffondere la cultura italiana e la lingua italiana in particolare nel mondo. E quindi questo incontro tra uno scrittore italiano e uno scrittore che è un po' un epitome, come molti degli autori che vengono qui, degli incroci di civiltà, uno scrittore, come vedrete sul programma, Malesia, Gran Bretagna, e quindi ha già diverse lingue, diverse culture già iscritte nel suo background culturale, nel suo DNA culturale letterario. E quindi siamo molto felici di ospitare questo incontro che avverrà in lingua italiana e in lingua inglese, e chi vorrà disporne ci sarà traduzione simultanea. Stavo perdendomi dentro questa cosa, la quale siamo. Ma prima di perdermi dentro questa cosa sulla quale siamo, sì, Franco Bolli, sì, appunto, permettimi di sottolineare una affinità che c'è tra quello che fa la Dante Alighieri e l'ospite Aldo Affinati. C'è questa affinità legata al progetto che Aldo Affinati ha fondato assieme a sua moglie nel 2008, cioè quello appunto di fornire corsi di lingua italiana per gli immigrati, e questo mi risulta essere una delle cose che il Comitato della Dante di Venezia fa da anni. Quindi c'è, come dire, un'affinità elettiva, diciamo, anche tra ospite e la Dante Alighieri, che l'ha voluto. Allora, avete inaugurato ieri, vero Delphine, questa meraviglia di Elisabetta Di Maggio, giusto? Che ha utilizzato dei francobolli usati e li ha ripensati nella disposizione del mosaico classico di Venezia, bizantino, della Basilica, o non solo, immagino. Ci vuoi dire qualcosa, o semplicemente immergiamoci dentro questo riutilizzo straordinario, veramente? Almeno metà sala appunto c'è sopra, e non posso che quindi essere contenta e ribadire che queste collaborazioni arricchiscono incroci in tante maniere, e invitare qui con me Tash O, Eraldo Affinati, che verranno aiutati a conversare da un caro amico di Incroci di Civiltà, Pietro Del Soldà, Rai Radio 3, che con alcuni ragazzi di Ca' Foscari per un seminario di cultura alla radio, che avrà come risultato delle interviste che poi verranno appunto trasmesse in un programma di Rai 3. Ultima parola, se me lo permettete, da Ca' Foscarino, un ringraziamento particolare alla nostra collega Rosella Mamoli Zorzi, che ci ha aiutato a fare questa conversazione, un saluto anche appunto da colleghi. Grazie. Grazie per questa bella introduzione, grazie per avermi offerto l'opportunità di stare in mezzo a questi due signori che rappresentano, credo, come tanti, ma benissimo, lo spirito dei Incroci di Civiltà, cioè la letteratura vera, che non è a servizio di nulla, la letteratura sarà anche sempre fine a se stessa, ma che è nello stesso tempo un luogo di confronto con la realtà di oggi, e
confronto con la realtà di oggi vuol dire soprattutto affrontare il problema dell'identità e della relazione, dell'identità personale e dell'identità culturale, nazionale. Siamo in un tempo di rimescolamento continuo, in cui da un lato le identità si sciolgono, quelle nazionali, si dice lo Stato non esiste più, è l'economia globale che ci domina, dall'altra parte come reazione vediamo anche nel nostro paese il ritorno forte della popolarità e di chi parla di identità nazionale, bandiere rialzate con orgoglio, noi in contrapposizione agli altri. Questo è il tema del momento in Italia, in Europa, nel mondo e anche, come ascolteremo da Tashou, in Asia, nell'Asia sud-orientale in particolare, di cui lui è letteralmente, diciamo, l'incarnazione della pluralità, della molteplicità. Una molteplicità, quella delle culture del sud-est asiatico, che si intrecciano nella biografia di Tashou, che noi tendenzialmente, se non abbiamo per ragioni di studio o di altri motivi una conoscenza diretta, tendiamo a non vedere. Invece Tashou ci racconterà, per esempio, quanto la Cina, che noi vediamo emergere come un grande, gigantesco soggetto della contemporaneità, la seconda potenza economica che magari tra 20 anni diventerà la prima, potenza politica decisiva, e con un presidente che si è autoincensato ora come quasi imperatore a vita, non è affatto quel blocco unitario, monolitico, la Cina con la C maiuscola, ma è un mosaico di realtà che parlano lingue diverse, che si intrecciano, che ancora confliggono e che non sono affatto riconoscibili in comune denominatore. Tutte queste realtà diverse sono nella biografia di Tashou, che lui racconta, la sua, quella della sua famiglia, il rapporto al contemporaneo, in questo libro breve ma molto molto intenso, Stranieri sul Molo. Gli Stranieri sul Molo sono, dico soltanto questo, una delle introduzioni, due suoi nonni che da diversi posti della Cina emigrano in diversi luoghi, poi si incontrano, sono cinesi che parlano lingue diverse e poi approdano nel luogo dove lui è cresciuto, che è nato a Taiwan, ma è nato, cresciuto, ha studiato, è diventato uomo in Malesia, a Kuala Lumpur, dove ora è tornato a vivere dopo un periodo di vita passato a Roma. Erano affinati con un osservatorio molto più diciamo locale, vicino a noi, però affronta un panorama di diversità che non è affatto inferiore a quello dal punto di vista quantitativo, dico proprio, rispetto a quello della vita di Tashou. Zona di Roma molto popolare, lì dove lui è cresciuto, poi la zona di Colle Oppio e dell'Esquilino, che è diventata ed è ancora un forte crocevia, un luogo di incontro e anche di scontro con tanti stranieri che arrivano non sul Molo, ma insomma sui binari della stazione Termini e dintorni, sulle panchine di Piazza Vittorio, e attraverso la sua attività, che oggi questa sera scopriremo, di un insegnante che non a fianco il suo mestiere, ma dentro il suo mestiere ha trovato il modo di aprirsi all'incontro con i ragazzi che arrivano da tante parti del mondo, ha aperto un modo nuovo di fare anche letteratura, perché la gran parte dei suoi libri sono intrisi di questa esperienza che accennava prima di poco fa. Cioè, innanzitutto lo straordinario progetto nato 10 anni fa della scuola Penny Wilton e poi ancora prima l'esperienza presso la città dei ragazzi di cui ci dirà. Finisco la mia lunga introduzione, troppo lunga, e vado subito a chiedere a Tashou, che non era mai stato a Venezia, e sono, essendo questo un luogo di crocevia, di incontro tra Occidente e Oriente, vabbè, la domanda sembra scontata, però sta davvero godendo di questa scoperta in questi giorni. Ha trovato anche modo di evitare i turisti, diceva, appena che un po' di gente scantona, va a prendere le callette, si perde. Poi, e se gli vorrei chiedere come prima domanda, e poi dopo andiamo alla storia della sua famiglia, se alcuni dei luoghi d'Europa che sta visitando gli ricordano qualcosa di familiare, o se invece l'Europa fa comunque parte di un Occidente che non c'entra nulla con la sua storia, con la storia della sua famiglia, con la Cina, con la Malesia. I mean, obviously it's possible to see similarities between every country one visits. And every country I visit in Europe makes me think of where I'm from. It makes me analyze in a new way the places that I grew up in.
But increasingly, I think as I grow older, I'm more likely to see differences than similarities, to be perfectly honest. Because I think this is the way the world wants to see itself. The world wants to see itself as different from every other person. Every country wants to distinguish itself from its nearest neighbors, even though these are countries that have shared many cultures, many similarities over many hundreds of years. And that's something that slightly dismays me at the moment, because I grew up in an age of people, generation of people, that believed that we were going to move towards greater togetherness rather than greater distance. And that is what I'm seeing now. Every time I come to Europe, I see very sharply the political differences between Europe and Asia, the social differences. Actually, also the way that people relate to each other. Having said that, I do think that Italy does remind me slightly of Chinese culture, just in the way of the family, the warmth of inclusiveness in a family unit, the obsession about food and how the family relates to each other around food. I think that's it's very Chinese, it's particularly Chinese. But once you get beyond those very general similarities, you have the differences, the social differences, and those I find quite worrying. Aspetto di sapere che è finita la traduzione delle vostre cuffie. Poi dopo torneremo ancora su queste differenze o somiglianze, anche proprio a livello familiare, tra la Cina di suo padre, di suoi nonni e ad esempio l'Italia di oggi. Un passo molto, molto interessante, secondo me, del libro Straniere sul mondo. Tutti i nomi del mondo, invece, è l'ultimo libro di Aldo Affinati, che è un registro di classe, se vogliamo. Ci sono 26 nomi, ci sono 26 persone, come 26 sono le lettere dell'alfabeto, non 21, ma 26, sono lettere che normalmente nell'italiano tradizionale non si usano, come la J, la K. E sono persone che l'insegnante, protagonista, alter ego, probabilmente lo posso usare questa espressione un po' scontata, di Affinati, convoca facendo letteralmente l'appello. Sono i personaggi della sua vita, la gran parte sono ragazzi che rispondono a nomi di persone che vengono dall'Afghanistan, dall'Asia, dall'Africa, ma sono anche protagonisti del suo passato. Nonno che lui non solo non ha mai conosciuto, ma non ha neanche mai visto, e quindi ricostruisce quasi unicamente il suo volto. Sono personaggi che hanno punteggiato l'esistenza e si ritrovano in questa classe ideale, dove c'è questo maestro che fa un appello e li convoca, li fa parlare, ma non è solo in questa operazione, perché c'è un altro protagonista vero, l'unico che poi viene costantemente nominato, Ottavio, Ottavietto, come si dice a Roma, con un po' di affetto in più. Un ragazzo di borgata, ripetente, certo non un alunno brillante, che con il suo romanesco, sempre tra parentesi, ha un andamento molto particolare, questo libro di Affinati, ogni riga sostanzialmente, ogni capoverso è punteggiato da una frase di Ottavietto, tra parentesi, in romanesco, che ama dire controfagotto, credo, l'altro, un contrappunto, insomma, ricorda anche il coro tragico da un certo punto di vista per la saggezza e l'intervento puntuale ogni volta di Ottavio. Lo smonta, ogni frase troppo alta o elevata del io che parla viene quasi demolita dall'ironia di Ottavio. Qui magari qualche brano addirittura io proverò indegnamente a leggere. Io perlomeno, io sono veneziano, ma vivo da 15 anni nei luoghi dove si svolge questo libro, proprio a 30 metri da alcuni dei luoghi cruciali. Ti vorrei chiedere come prima cosa se, cioè, l'immagine che tu regali al lettore di un'aula ideale come luogo in cui convochi ha solo a che fare con la tua esperienza di insegnante, o se invece forse proprio l'aula scolastica è il posto migliore per far convergere tutte le diversità culturali. Ma credo che l'aula scolastica, così come l'ho interpretata io, l'ho rappresentata io, possa essere anche questo nostro paese, insomma, ecco, cercare di chiamare all'appello tutte le persone significa anche chiederci chi siamo noi sostanzialmente, no? Questo libro è vero, è un appello che questo protagonista rivolge alle persone importanti della sua vita, anche i morti,
che parlano. E è un bilancio, che credo ogni essere umano giunto a un certo punto della sua vita deve fare, insomma. E il professore chiede ad ognuno di questi personaggi, che sono spesso miei ex alunni, per tanti anni io insieme a una città di ragazzi, appunto una comunità educativa dove erano presenti soprattutto immigrati, però sono anche appunto i miei nonni, fa una domanda al professore, dice: che senso ha avuto l'incontro che noi abbiamo realizzato? Cioè, gli incontri umani a cosa servono? Questo io mi chiedo spesso, no? Sono frutto del caso, sono frutto di un calore sostanzialmente che si sprigiona dall'incontro dei corpi, oppure corrispondono ad un disegno nascosto, ad una sorta di destino imperscrutabile che ci governa? È una domanda impossibile, insomma, però è una domanda importante, perché se uno risponde a questa domanda scopre il senso che può avere la nostra vita. E allora ognuno di loro risponde, però poi questo libro scatta, mi è esploso un po' fra le mani nel momento in cui ho trovato il personaggio appunto di un mio studente ideale. Io ho scritto uno dei miei libri, si intitola Elogio del ripetente, e quindi ho immaginato che questo alunno di Borgata, al quale sono spesso rivolto, mi stesse vicino e mi commentasse tutte le frasi, anche smussando un po' gli ardori lirici del protagonista. Questo libro ci sono dentro tutti gli altri miei libri. Questo credo sia il mio 18° libro, c'è dentro Campo del Sangue, la storia di un viaggio ad Auschwitz a partire da Venezia, proprio qui, che feci nel 95, sulle tracce di mia madre, che riuscì a fuggire da un treno della deportazione che l'avrebbe condotta nei lager tedeschi, dopo la fucilazione di mio nonno, un partigiano, Alfredo Cavina, che compare in uno di questi monologhi. E c'è dentro La città dei ragazzi, il viaggio che feci in Marocco accompagnando due miei studenti arabi. C'è dentro Vita di vita, un viaggio che feci in Africa, in Gambia, per andare a conoscere la mamma di un mio studente africano che non si sapeva se fosse viva o morta, e lui ha voluto che io, suo professore di italiano, andassi a conoscerla. C'è dentro Don Lorenzo Milani, a cui ho dedicato il mio ultimo libro, alla sua rivoluzione interiore anche, oltre che sociale. C'è dentro Dietrich Bonhoeffer, uno grande teologo protestante al quale ho dedicato un altro mio libro. C'è dentro anche la mia solitudine di adolescente, il fatto che mi sia salvato un po' attraverso la letteratura. E è un libro anche faticoso, diciamo doloroso, drammatico per me, perché ho esposto molto di me stesso alla lettera X, l'incognita, cioè appunto, come diceva prima Pietro, diciamo mio nonno, il nonno che io non ho mai conosciuto, quello che non ha riconosciuto mio padre. Mio padre era un bambino abbandonato che non conobbe mai appunto suo padre, non venne riconosciuto, e vide morire sua madre, la nonna, anch'essa presente nel libro, quando lui aveva 12 anni. Quindi io sono in pratica figlio di due sopravvissuti, di due orfani, e credo di essere diventato scrittore, credo di essere diventato insegnante anche per un'opera di risarcimento nei confronti dei miei genitori, quasi per risarcirli di quello che loro non ebbero la fortuna di avere. E credo di fare questo attraverso l'insegnamento, insegnando l'italiano a Ali, insegnando l'italiano a Tao, insegnando l'italiano a Francisca, Mohamed, a Faris. Io cerco di curare una ferita che in fondo è stata quella che i miei genitori hanno consegnato a me e a mio fratello. Ecco la ragione per cui insieme a mia moglie, Anna Nucelenzi, anche lei come me professoressa, anche lei come me abbastanza critica nei confronti della scuola così come oggi è impostata, abbiamo creato questa scuola Penny Wilton per l'insegnamento di italiano agli immigrati, prendendo il nome dal titolo di un romanzo di Silvio D'Arzo, Penny Wilton e sua madre, un grande romanzo stevensoniano, un capolavoro della letteratura del Novecento italiana. E questa scuola uno a uno, basata sul rapporto personale, senza voti, senza classi, senza burocrazie, come se il verbo essere e il verbo avere potessero essere pane, acqua, vino. E noi diciamo, insegniamo l'italiano con l'apporto dei ragazzi italiani. Noi portiamo i ragazzi liceali, i ragazzi degli studi professionali, degli studi tecnici, ad insegnare la nostra lingua ai loro coetanei immigrati. In questo momento a Roma saremo un centinaio, ma le Penny Wilton si diffondono in tutta Italia. In questo momento siamo 38 sedi, la più vicina a Venezia e a Chioggia, nata
abbastanza recentemente, ci sono sedi anche a Padova, a Treviso, e quindi stiamo crescendo molto e credo che nel nostro piccolo non abbiamo certo la velleità di cambiare il mondo, però vogliamo cambiare la singola persona. Ecco, questo io oggi, su questo io sto puntando molto e devo dire che proprio qualche ora fa, parlando alle detenute del carcere della Giudecca, con cui ho avuto un incontro proprio questo pomeriggio, ho avuto il sentore della, cioè, che è giusto andare avanti così, perché gli occhi di queste detenute, come mi hanno guardato, erano due rumene, un'italiana e un albanese, insomma il senso di riconoscenza che ho avuto anche dall'incontro potente che abbiamo fatto oggi pomeriggio mi dà la forza di continuare in questa opera senza soldi, importante dirlo, senza finanziamenti, perché io credo che in un mondo in cui vige il sistema retributivo, per cui tutti fanno in base a quello che ricevono, noi crediamo di poter fare un'azione anche a fondo perduto. Anche il Touch Show insegna letteratura comparata, ora in Malesia gran parte del tempo lo passa lì a insegnare a qualunque, e chissà, forse magari è interessante sapere se anche per lui l'insegnamento ha un ruolo di questo tipo, visto che per esempio leggendo Stranieri sul Molo, dove si parla di Touch quando era studente lui al liceo, si scopre un tipo di educazione molto diverso, un tipo di educazione che tende, soprattutto col passare degli anni, su un modello forse più americano che europeo, a distinguere sempre più socialmente, soprattutto alle capacità economiche che ai meriti gli studenti, quindi un luogo più che di integrazione, un luogo di disintegrazione sociale, almeno la scuola che lui ha frequentato l'ho letta così, nelle pagine di questo libro. Prima ancora però io vorrei che Tash ci portasse un po' dentro il mondo anche dei suoi nonni, che devo dire è anche straordinariamente affascinante, uso questo aggettivo un po' vetusto, insomma è proprio seducente allo sguardo di un lettore occidentale, questa Cina tropicale molto diversa da cui arrivano i nonni, questo loro arrivo a Singapore, chi sono questi stranieri sul mondo? I mean, the link to the kind of education that Eraldo and his schools provide to their students is actually much more solid and tangible than one might think. Because my grandparents came from southern China, and they came to Southeast Asia at a time of mass migration from southern China because China was in the grips of essentially civil war, and large parts of China were experiencing enormous famine, waves and waves of famine. The Kuomintang, the Nationalist Party, and the rising communists were at battle. There were no such thing as jobs. A lot of the crops were failing. Natural disasters set in southern China, so there was a huge wave of migration to Southeast Asia. And so my parents were really born, like all people in my generation, all our parents were born into poverty. There was no such thing as a middle class. So we were the first people who got an education. We were the first generation of people who could expect to have a decent education. So we all, in the book, I describe how we all were part of a nationalistic experience of attending government schools. Everyone was supposed to be equal. And what this was that there was a recognition that people came from different ethnic and cultural backgrounds. That there was a recognition that people came from China or India or Java or Sumatra, that we were all going to be bound by one national project. And so the things that we were taught were intended to imbue a certain sense of commonality. Now what has happened in just one generation since is that all that has stopped. So what you have is, because of capitalism, because of corruption, because of political structures, you have schools that are designed to segregate people.
So you have Muslims, you have Buddhists, and Hindus. And all these are aligned into a power structure that eventually feeds up to a triangle of corruption controlled by a small number of people, while the rest of the population, which once aspired to become middle class, are now trapped in this sort of netherland where they can't really advance, and they can survive, but that's all. And so what I try and do in terms of what I teach is to reestablish a sense of commonality, to reestablish a sense that to be Malaysian, in our case, is to be lots of different things. Because now there's a sense in which to be properly Malaysian, you have to belong racially to the same, to one group. Religiously, you have to belong to one group. And therefore, in order to access true power, you have to belong to that one group. And what I'm trying to do is to break that down. And this doesn't sound like a big thing, but it's very difficult now in Southeast Asia to even to talk about these sort of things in public, because politically we've lost a lot of freedom of speech. You see this in almost every Asian country, which is a really alarming thing for us, because we grew up knowing that there were political restrictions, knowing that there was freedom of speech, there wasn't real freedom of speech, but we assumed that it would loosen. And there was a time about 10 or 15 years ago when we thought, yes, it is happening. We can say what we want, we can do what we want, we can educate ourselves in the way we want. But now all that is closing down. So in fact, what I try and do in my classes is to try and give that freedom of thought to my students that is as essential as teaching someone a basic language like, you know, Italian to a migrant. It's teaching a basic way of thinking that we have lost in just 20 years. And I think this is why the story of migration is an important one, because we need to remind ourselves that we come from many different places, and those many different places are capable of producing one identity with a lot of differences within them. Le ragioni principali di questa regressione dal punto di vista della libertà negli ultimi 15 o 20 anni in Malesia, ma anche in altri paesi del sud-est asiatico, perché la ricchezza tutto sommato è aumentata e anche una certa occidentalizzazione dei costumi, forse in Malesia meno, ma quali sono i fattori veri che non hanno portato insieme alla ricchezza anche un po' più di libertà? Because I think it is to do with the general anxiety that everyone feels all over the world about the rising degree of capitalism. People know that there is a certain amount of money, but whereas before the assumption was that that amount of money was going to filter down and be shared by everyone, now certainly in Asia there's this anxiety that there isn't enough to go around, and therefore it has to be controlled by a small number of people. And you know, specifically in the case of Malaysia, it really is, you know, it's 50 people, 100 people, really no more than that. But you have widespread corruption because of this just general anxiety. And apart from that, I don't know how to explain it. How do you explain the fact that, you know, for most of the last 10 or 20 years I've lived in Britain, how do you explain the fact that most British people, which in Britain is a middle-class country, most British people are anxious now about solidifying their wealth, about not sharing any wealth with migrants, about not sharing any wealth with Europe. It's a crazy sort of mentality, and I don't really understand it. You know, sometimes I'm just writing a novel now, and in the novel, it almost as if everyone has fallen prey to a sickness, because there can't be an easy explanation for that. It's worldwide, it's not just in Malaysia, it's everywhere. When you look at what even people can say or can't say in America, which is supposed to be the land of free speech, even amongst progressives, you know, of whom I count myself, if you say anything now that doesn't fall absolutely in line with what the general consensus is, you will not only lose your job, you will never get a job ever again. And that is a kind of, it's using free speech in order to curtail free speech. And I think that is a really bizarre phenomenon. And
that has been going on in Asia for years and years and years. The questioning of the status quo, I think, has become a very dangerous thing. Credo che abbiamo colto tutti l'attualità della risposta che ha dato Tash, questa regressione in termini di libertà che vive la Malesia, dove lui comunque è tornato a vivere dopo anni a Londra. Nonostante la ricchezza, il progresso tecnologico non è una cosa che riguarda solo il sud-est asiatico, l'ha sperimentata anche a Londra, evidentemente parla di un fenomeno globale che forse riguarda un po' tutti, almeno in parte, ciascuno a suo modo, anche noi italiani. È molto interessante, Aldo, che Tashou ci abbia spiegato che di fronte a questo scenario lui parla dell'immigrazione del passato per ricordarla ai lettori, ai giovani, come un grimaldello, un modo per scardinare questa invece omologazione un po' imposta dall'alto, ricordando le identità diverse, siamo tutti migranti. Ecco, da noi questo esperimento si fa da parecchi anni, da quando è cominciato il problema di gestire i flussi migratori, di creare una cultura dell'accoglienza, quello cioè di ricordare il nostro passato di migranti, andare verso la Svizzera, dal sud al nord Italia, verso gli Stati Uniti, però non è che abbia funzionato molto, nel senso che spesso chi ha un atteggiamento ostile verso i migranti ti dice la retorica degli italiani sui balconi non c'entra niente, è un altro scenario, non c'è legame. Sì, questo perché noi abbiamo dei fantasmi dietro, cioè proprio stamattina, cioè, qui a Civiltà abbiamo anche visto la presentazione di un volume curato dalla Giuntina a proposito dei leggi razziali circa appunto del 1938, a cui ho avuto anche l'onore di collaborare, e, cioè noi italiani abbiamo comunque degli scheletri sostanzialmente e sono diciamo dei virus che possono tornare sottomettite spoglie in forme imprevedibili, in forme diverse, non più il totalitarismo dei regimi novecenteschi, però ad esempio diciamo l'ignoranza, la paura, la diffidenza e diciamo la radicalizzazione della propria stessa diciamo convinzione morale, ad esempio. Allora io stamattina citavo una mia volontaria, la Bonnie Wilton, che prima di venire da noi, se quando rientrava la sera a casa dopo aver fatto la spesa, se avesse incontrato un nero, un bengalese, diciamo, avrebbe scantonato. Poi quando l'ha invece conosciute queste persone, ha visto dove lavorano, dove vivono, chi sono, in quel momento ha fatto un percorso dentro se stessa che l'ha portata verso un arricchimento personale, anche come l'altra volontaria che ha visto una mela che l'Afghano le aveva consegnato quasi per testimoniare la sua riconoscenza, capendo che lei stava facendo questo insegnamento dell'italiano diciamo in modo gratuito. E questi percorsi non è che possono esserci impartiti dai politici, cioè non è che con il precetto legislativo tu risolvi un problema epocale come quello che stiamo vivendo oggi, l'osmosi di popoli. Qua si tratta di fare un lavoro dentro noi stessi, dobbiamo sciogliere dei grovigli interiori che abbiamo. Io da insegnante lo percepisco, diciamo, quando entro in aula, quando parlo con gli adolescenti, in questo mio libro, non so se ricorderai, c'è anche la storia di Ilario, no? Questo ragazzo di Casa Pound, tratta dal vero che i suoi genitori ce lo portarono alla Penny Wilton, è come dire, cosa possiamo fare di questo ragazzo? E io ricordo di averlo messo in azione alla Penny Wilton facendogli conoscere dei suoi coetanei egiziani, con cui lui è entrato subito nel rapporto diciamo personale, sembra in un modo per noi prevedibile, quindi se noi avessimo giudicato quel ragazzo fascistello un po' così, secondo il vecchio crisma novecentesco del fascista, forse avremmo sbagliato perché lo avremmo evitato e non saremmo riusciti invece a dargli una nuova esperienza conoscitiva. Questo è il percorso che a scuola dobbiamo fare, quella ragione per cui io credo che a scuola ci sia il punto di esistenza etico di massima portata in Italia. Poi c'è un'altra questione, che noi italiani avremmo diciamo una responsabilità nuova. Cioè, noi diciamo, in Europa dov'è che è nato il Rinascimento? Dov'è nato lo spirito critico? Dov'è nato l'umanesimo? Se non qui, diciamo.
diciamo, in Italia. E invece troppo spesso sembriamo succubi di qualche oscuro burocrate di Maastricht che ci detta le regole non solo economiche, ma addirittura della valutazione scolastica, delle competenze dei nostri scolari, come se noi dovessimo prendere lezioni, diciamo, da questa nuova Europa della globalizzazione. Mentre invece, proprio noi invece, dovremmo sapere che il confronto umano ineludibile, uno a uno, sporcarsi le mani, entrare in gioco, è un lavoro difficile, è un lavoro drammatico, è un lavoro lacerante che può portare anche alla sconfitta, che non è sempre tutta rose e fiori. E quindi è un lavoro da fare continuamente, non possiamo mai darlo per scontato. In più c'è un'altra questione ancora legata alla rivoluzione informatica che noi stiamo vivendo, che sta alterando anche il senso stesso dell'esperienza, per cui noi crediamo di poter conoscere tutto e sicuramente abbiamo una marea informativa assolutamente superiore a quella che potevano avere i ragazzi 20 anni fa, però non abbiamo più, rischiamo di non avere più le gerarchie di valore capaci di farci creare un sentiero luminoso dentro il mare magnum del web, no? Quindi c'è anche un'idea di un'esperienza nuova da rifondare. Questo è molto importante anche a livello letterario e questa è la ragione per cui la convenzione romanzesca tradizionalmente intesa oggi secondo me sconta un po', diciamo, la sua inattualità di fronte a un mondo che è stravolto, che è cambiato. E quindi la letteratura si deve assumere anche questa responsabilità e dobbiamo recuperare la frase di Albert Camus quando gli dissero: per tu perché scrivi? E lui disse nei Discorsi di Svezia: io scrivo anche a nome di chi non può farlo. E questo è in fondo il compito etico che lo scrittore non può disattendere oggi più che mai. E questo è, direi, anche la risposta a una domanda più prettamente formale rispetto a questo libro, di cui stavo cercando un passo dopo lo ricerco che si adattava perfettamente a quello che ci hai appena detto. Prima volevo tornare di nuovo a Tasho, e la cosa che mi ha colpito nella lettura di questo libro, ce ne sono tante suggestioni, ma in particolare il racconto di differenze tra le generazioni, tra il passato dei nonni, quello dei genitori e quello di Tash ragazzo, della sorella, e anche differenze rispetto all'Occidente. Allora mi sono anche chiesto, c'è un brano che mi ha colpito, che adesso vi leggo, che riguarda il rapporto con il padre, e poi vi dico perché mi ha colpito. Sono seduto sul balcone dell'appartamento dei miei a Kuala Lumpur e chiacchiero con mio padre della sua infanzia, un evento raro. Non tanto il chiacchierare, che è comunque un fenomeno recente, come un lusso costoso acquisito negli ultimi anni, ora che siamo entrambi più maturi, meno rivali. Una conversazione tranquilla tra noi, senza scopo preciso, limite di tempo, è una cosa a cui non siamo ancora abituati del tutto, una cosa da assaporare solo di tanto in tanto e con grande cautela. Ma ciò che rende davvero preziosa questa occasione è il fatto che mio padre sta parlando del passato, del suo passato. Abbiamo idee moderne noi, sembriamo addirittura occidentalizzati, ma fondamentalmente siamo una famiglia cinese tradizionale e ciò è tanto più evidente nel modo in cui interagiamo, nelle cose che riveliamo di noi. Non ammettiamo debolezza né tristezza, delusioni d'amore, depressione, dubbi esistenziali, sono argomenti di conversazioni che appartengono ad altre culture, a generazioni più giovani, a gente istruita che sa di Freud e di psicoterapia e di ortaggi biologici. La vulnerabilità è vergognosa, persino tabù, e nello spettro dei difetti umani essere poveri è la debolezza più grave. Mi ha colpito, Tash, la lettura di questo brano, perché io ho letto dentro la tua intenzione di spiegarci i rapporti di famiglia cinesi nella loro differenza radicale rispetto ai rapporti familiari in Occidente. Mentre invece in questi silenzi, in queste difficoltà del parlare, in affrontare il passato del padre, io penso che si possono riconoscere tantissime, forse addirittura la maggioranza, per esempio, delle famiglie italiane, che parlano tanto, si chiacchierano, ma i nodi, il passato. Cioè, mi sono chiesto se forse, questa è una domanda quasi critica, non ci sia anche da parte tua un'idea un po' stereotipata della famiglia occidentale che mangia ortaggi biologici, che sa di Freud, che è molto aperta, che affronta i tabù.
I don't know. I mean, when I first went to America, I when I was about 19 or 20, the first family I stayed with, the children were talking to their parents about boyfriends and girlfriends and sex. I mean, like, to me, it was just horrific. I felt embarrassed even though I wasn't part of the conversation. For us, it's communication in Asian families is a different thing. I mean, you talk about the differences between the West and Asia. That is certainly one of them, I think. Even now, even for younger people. I understand that a lot of the chatting that takes place in the European family does not ever get to what they really want to talk about. But there is a way, because there is already a line of communication. If an Asian child, and this sounds like a generalization, but trust me, it's not. If an Asian child, I see this with my sister and her young children, if the child comes to the parent and says, "I have something to talk about," the general air of panic that settled over the room is, you can feel it. Right now, my father, he knows I'm a writer. He knows what kind of books I write. And rather like Araldo said earlier, I'm trying to capture all the stories that haven't been told. Because part of the reason I wrote this book and part of the reason I write all my books is that I come from the kind of family that doesn't feel that its history, that its story is worth writing about. And that is the great tragedy with a lot of migrant families, a lot of poor migrant families, is that they don't feel that they have a place in the official narrative of that culture, of that country. And so what I'm trying to do is to recapture that, firstly for myself and my family, but then also the ethnic Chinese community and Asia in general, and to discuss these things in stories so that people can recognize themselves in their stories. So my father knows, my parents know, both my parents know this. My grandparents, they're no longer with us, but they knew what I was doing. And yet every time I sit down to them and say, "Listen, I know this happened, I know that happened, and I would like you to tell me about it." And I talk about this in the book. I put my phone on the table and I press record, and just the fact that my father will watch the screen going round and round, and he freezes. There's nothing to be said. I just give you one example of how terrible the silence is. When this book came out, I talk about how my mother's father, my maternal grandfather, came alone to Malaysia. And so my mother has read this book. She doesn't read much, but this book is small, so she can read. And she rang me up and said, "Oh, I have to tell you, something is wrong in the book. There is a detail that's wrong. Your grandfather did not come alone to the village where she grew up. He came with a friend." I know this because when I was a teenager, the local psychiatric hospital rang up and said, "There's a man, a crazy man, wants to talk to your grandfather." And it turns out this man was another 15-year-old who had come from Fujian province in the south of China with my grandfather on the same boat. And he had nothing. He had never found any work. He had never had a house. The only thing he had was my grandfather's address. So he asked to come and stay in the house. My grandmother said, "No, we don't want that man in the house because he's going to bring bad luck." And he came to the house. He spent 3 days there, and on the fourth day, they found him dead in the river because he committed suicide in the river. And so there's such a terrible story of, a poor migrant who never had any connections with anyone, never had any connections with the country in which he thought he was going to build his home. And I said to my mother, "Well, why did you never tell me this story before?" And she said, in Chinese, she said, "I am William. It's very boring." As if to say, that kind of story should not be part of the way you're thinking. And that made me realize that
the reason why a lot of Asian parents don't hand down their stories, they don't talk about their past, was because generally they come from a poor past, they don't come from a colonized past, they come from some kind of past that they don't feel deserves to be recorded. And so what they're doing is trying to withhold all that so that we can grow up feeling that we're middle class, that we are educated, that we are westernized, that we're all those things that represent progress. But what that means is that we lose this sense of being connected by a sense of plurality, of difference, and that we don't have a national narrative that is made up of lots of different cultures. Affinati, secondo te il Dash racconta in continuo questo, cioè i nonni e anche i genitori che vogliono tagliare i ponti con il passato, il padre anche lo dice, ce ne vergogniamo di un certo passato, in riferimento anche alla rivoluzione culturale cinese per esempio, e insieme a questo però anche una visione ottimistica che il migrante, soprattutto i suoi genitori e nonni, ha del futuro, perché si va da un'altra parte con una ragionevole speranza che le cose andranno meglio. Queste sensazioni sono, e anche soprattutto questa volontà di lasciarlo stare il passato, sono cose che tu hai ritrovato in questi incontri, perché in realtà poi tra i 26 convocati nell'appello di questo libro in realtà tanto passato continua a riaffiorare, ma c'è quella vergogna del papà di Tash, c'è quella volontà di lasciar perdere, perché sono storie boring, noiose, come dice la madre, in realtà terribili, che tutti vogliono soltanto. Guarda, io ho letto il libro di Tash e devo dire che ho trovato molte cose che conosco, sia diciamo, in senso autobiografico, sia come insegnante di ragazzi immigrati. No? Io vedo, diciamo, bisogna fare una distinzione fra i neo-arrivati, cioè i primi immigrati, diciamo, quelli che tagliano i ponti col passato e partono e vanno all'avventura senza avere bussola o orientamento. Io penso agli studenti ai quali insegno, ragazzi che da bambini scappano, voglio dire, attraverso il Sahara, voglio dire, scappano, non sanno dove sta nemmeno l'Europa, arrivano da noi senza punti di riferimento. Ecco, quelle generazioni lì, che sono state le generazioni, diciamo, dei nostri nonni e dei nonni di Tash, come ho capito, sono le generazioni che fanno come un crack, diciamo, nella loro generazione, cioè rompono gli equilibri, e naturalmente sono persone speciali che hanno un'energia straordinaria e che tengono in vita anche due lingue, due tradizioni, due culture, due caratteri, e sono persone anche lacerate però allo stesso tempo, proprio perché partono, c'è stata la stazione di partenza, c'è la stazione di arrivo. Io stavo appunto prima chiedevo all'albanese, ma tu come sogni? Quale lingua sono, in albanese o in italiano? Lei dice, io un po' in tutte e due, no? E questa lotta, diciamo, interiore ti fa capire che quella è la prima generazione. Poi ci sono le famose, le cosiddette seconde generazioni, che ereditano dai padri, diciamo, il compito che, se non è stato risolto, in qualche modo appartiene a loro, anche perché ci sono dei traumi che non possono essere risolti in una sola generazione. Quindi c'è bisogno a volte di una, due, tre generazioni. Io in fondo sono anche figlio del trauma della guerra di mia madre, faccio per dire, e quindi se non fosse riuscita a fuggire dalla stazione di Udine il 2 agosto del 1944, né io né mio fratello saremmo nati. Questa è una cosa che io sento dentro di me sempre di più, e quindi è come se anche la mia scrittura nascesse da quella ferita. E quindi si tratta di capire, diciamo, che questo compito passa da una generazione all'altra. In particolare lo scrittore è colui che deve in qualche modo affrontare, non dico sciogliere i nodi, però sicuramente affrontarli, è inevitabile questo, perché la lingua non è soltanto comunicare. I grandi maestri del Novecento ci hanno spiegato, ce l'hanno detto bene, che la lingua è la casa del nostro pensiero. Allora, se tu non hai un sistema verbale strutturato, se tu non hai un sistema verbale ben forte, ben collaudato, ben equilibrato, anche la tua personalità potrà essere scissa, frammentaria, no? E allora ecco le seconde, le terze generazioni che si portano dietro come una morena la scoria, diciamo, degli antenati.
ma tutto questo arricchisce il mondo, non è che lo impoverisce, lo rende ancora più vitale, ecco. Quindi noi diciamo non possiamo immaginarci autosufficienti. Nessun uomo può credere di essere autonomo, non solo rispetto alla propria finitudine, che è quella evidente, ma anche a livello culturale. Noi abbiamo bisogno degli apporti degli altri, noi siamo il frutto degli incontri che noi facciamo, ecco il senso di questo appello. Io ho voluto dire in tutti i nomi del mondo che ogni essere umano è il frutto delle relazioni che ha realizzato, sia quelle belle sia quelle brutte. E quindi questo non significa che non siamo responsabili delle nostre azioni, ovviamente, però significa anche che dobbiamo prenderci in carico la tradizione che ci precede. Quindi è questo il lavoro importante della scrittura. Nessun uomo quando scrive o pensa o si esprime è il primo uomo a farlo, e quindi inevitabilmente quando tu scrivi modifichi la tradizione appunto che hai alle spalle. Proviamo a leggere un brano in cui questo pensiero facciamolo mettere in mezzo, facciamo a coppia, ci provo io. Allora, c'è un breve paragrafo che addensa tutto questo concetto, questa antropologia di Eraldo Affinati. L'insegnante alter ego sta parlando a tutti i 26, insomma, sta parlando a noi. Sapete quando vi sentirete bene? E risponde Ottavietto, non lo conosco. No, dicelo te, che a noi ci viene da ridere. Il giorno in cui vi accorgerete di non essere nessuno, se non appunto la conseguenza incontrollabile delle relazioni umane che la vostra esistenza ha suscitato. Ripetecelo un'altra volta perché non ci stiamo a capire niente. Sarà, ve lo anticipo, un istante bellissimo, tutto da vivere. Quella specie di zavorra che per timore, incoscienza, chissà cos'altro, ci eravamo posti sulle spalle, quel carico di narcisismo, ambizioni, programmi, liste di obiettivi da realizzare, che palle, apri la finestra, non vorrei che se dovremmo rinfrescare, e poi riprende, di improvviso tutto questo cadrà a terra, ci sentiremo molto più leggeri, davvero, inattaccabili, nella fragilità, al sicuro, e in questo paradosso si racconta tutto, cioè l'inattaccabilità, la sicurezza, la parola fondamentale del linguaggio pubblico italiano e perfino della politica in questo momento, non si raggiunge nella chiusura, nel rafforzarsi, ma nella fragilità. Bello da dire, difficile da vivere fino in fondo questo paradosso. Sì, anche perché siamo pieni di narcisi da tutte le parti, per cui inevitabilmente quando tu cerchi di trovare qualcosa di te stesso nell'autenticità rischi, ti esponi molto, no? E allora questa esposizione però può essere utile e quindi è necessario realizzarla questa esposizione. Io vengo da una solitudine adolescenziale e credo che proprio nel rapporto con i ragazzi ho cercato di superare questa possibile atrofia, però è una questione anche sociale, politica importante che riguarda non una sola persona ma tutti. Noi oggi dobbiamo fare questo salto verso gli altri, il senso profondo secondo me di questo festival veneziano in Croce di Civiltà è questo che stiamo adesso dicendo noi, no? Però questo non è un programma da realizzare, non è un semplice compito da svolgere, questo è un cimento ambizioso, ardito, profondo, significa ripensare anche a tutti i nostri valori che non vanno certo tenuti in cassaforte, non vanno certo difesi ad oltranza come se fossero in un castello incantato, ma vanno messi a disposizione degli altri. E qua veramente la frase più bella è quella di Don Lorenzo Milani, a cui sono molto legato, quando gli chiesero: ma priore, ma ci vuol dire chi è un maestro? Ci dia una definizione di maestro. E lui disse: dicesi maestro chi non ha nessun interesse culturale quando è solo. Vabbè, questa è una battuta, io quando l'ho letta, aspetta, fammela rileggere perché devo capirla bene. Dicesi maestro chi non ha nessun interesse culturale quando è solo. Cioè il vero maestro non è quello che sta in una sua turis eburnea incantata a rovinare la sua edizione. Il vero maestro è quello che sa condividere con gli altri la propria sapienza, la propria esperienza, anche la propria fragilità, appunto.
Ecco, quello è il vero maestro. E quindi questo però è una condizione da acquisire. Come giustamente dice, è facile scriverla, va conquistata giorno per giorno. È controintuitivo essere sicuri della fragilità, però è lì che bisogna lavorare. Visto che mi sono lanciato alla lettura e tutto sommato era passabile, io volevo leggervi due scene, una dal libro Gli Affinati e una dal libro Intershow, che racconta la stessa cosa, perché questi due libri, che pur si ambientano uno per lo più in Malesia e l'altro a Roma, a un certo punto per intrecci si provano a descrivere qualcosa di molto molto simile. Lo scenario è questo. Cioè, ci sono le differenze culturali, di origine, di lingua, e ci sono le differenze sociali che si costruiscono tra personaggi che hanno livelli di istruzione e di censo anche. Sì, allora, il racconto di Affinati li prendo da qui e poi torniamo in Malesia, a Kuala Lumpur. Un bar degli anni 70, al Tiburtino Terzo, questa è proprio roba tua, questa è sempre tutta dietro nel suo controfagotto. Scansi le strisce multicolore poste all'ingresso che ti ricadono sulle spalle mentre entri, come una pioggia di proiettili. Ricordo che abbiamo tutti gli ingressi di tanti negozi. Io sì, ho proprio la mia infanzia legata a questo rumore. No, guarda, producendo un suono di plastica sgranata, il biliardino, il chinotto, la gazzosa. Eppure mi sono scordato di te, come ho fatto, non so, con Lucio Battisti, se ci sei drogato. Ore sprecate, avvilite, mortificate, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Questa me la sono imparata pure io su YouTube, ovviamente. Basta uno sguardo di troppo, voglio dire insistito, per venire attaccati. Se invece punti vuol dire che se dovremo scannare. Non è come nei film western, lì il sangue lo fanno con i pelati Graziella, questo è un riferimento. Le dita negli occhi, sputi, calci, se ricevi un colpo ci resti secco, cadi a terra senza che nessuno ti aiuti, scappano tutti, ci hanno strizza i cittadini. Queste cose sono uguali a Santa Maria del Soccorso, a Durazzo, a Kabul, ce puoi giurare. La testa ronza per 2 settimane, vai dal medico, ti ordinano le lastre, salti la scuola, fai sega. Ti resta dentro il fil di ferro, altri lo chiamano il male umano. Quanto te lo del culo, dice Ottaviento. Ripensi a chi avrebbe voluto ammazzarti lì per terra col vetro della bottiglia di birra. Sti infamone. Anche lui è stato un bambino. Di che? Di notte non riesci a toglierti dalla mente. O vorresti ammazzarlo. Lo rivedi per caso dopo tanti anni. Davvero. Gestisce una tabaccheria in centro, sta dietro alla casa. Dai resti. È caldo, basso, brutto, invecchiato, ingrugnito. Quella accanto potrebbe essere sua moglie, una gozza. Non ti riconosce nemmeno. Tu sì, gli chiedi 10 francobolli, pure sta soddisfazione gli hai dato. Lì per lì non ti è venuto in mente altro. Apri il cassetto, stacca il foglio e è ingusta. Non alza lo sguardo, aggiunga. Anche se lo facesse, non gli diresti niente, non sa chi sei, lo sai soltanto tu chi è lui. Non ti sei mai levato dalla capoccia, beh? La gente non è attento, solo che chi scrive lo diventa. Siete vicinissimi, potete partirgli con la testa dall'alto verso il basso per fracassargli il volto. Il muscolo del collo sarebbe come un serpente boa. Non avrebbe il tempo di reagire. È piccolo, tu sei grosso. Ma gli sei partito poi? Subito gli saresti sopra, ci sarebbe da schiacciargli le ossa, distruggergli le cartilagini. E gli aspetti, nano. Esci con le gambe che tremano, respiri forte, lo smog di via nazionale. Questa è la storia di due persone che si sono scontrate violentemente quando erano allo stesso livello da ragazzini. Poi hanno preso due strade diverse, evidentemente. Uno è diventato un maestro a scrivere, l'altro che è andata male. Quello che sembrava forte, il bullo del passato, ora non si ritrova perché non ha studiato, come un sostanzialmente un fallito. Kuala Lumpur. A scuola di Tashou ci sono questi compagni di scuola, hanno 15, 16, 17 anni, più o meno ancora non sanno di essere diversi socialmente. Le differenze cominceranno ad affermarsi via via e si soffermano molto su questo taglio. Alcuni, un gruppetto, sono i bulli, sono diventati più violenti, più spietati, fanno gli scherzi agli altri. Abbiamo 16-17 anni, c'è aperta ostilità tra noi, c'è proprio una contrapposizione tra due fronti in classe. Quelli che studieranno, che stanno cominciando a studiare l'inglese, di buona famiglia, che sono proprio più educati, e gli altri, quelli che resteranno fatti indietro, che sono i bulli della situazione, si fanno violenti. Gli aspiranti gangster pescano il nerd di turno e per qualche mese gli sfidano a denaro minacciando violenze. Sappiamo dove vivi, sappiamo dove va a scuola tua sorella, possiamo stuprarla. Dare in qualche modo nell'occhio non è certo una fortuna. Nel mio caso, racconta Tash, più che il rendimento scolastico è la faccia a fregarmi. Tonda, un po' angelica, totalmente immune d'acne giovanile. Consegno le mie paghette, sogni visibili,
pensarci, una volta al mese per parecchi mesi. Finché un amico, un gangster atipico, borghese, accettato da entrambe le parti, raggiunge un accordo per mio conto, pattuendo l'acquisto di alcune sigarette come saldo finale. 2 anni dopo, festeggiando la missione di un amico a Stanford, mi ritroverò a sera tarda con alcuni compagni in un fast food. E lì, in un uniforme marrone e un cappello che ricorda comicamente un origami, troverò il mio principale taglieggiatore. Un ragazzo più vecchio di noi, che sognava di diventare un tycoon, un grande gangster, e a scuola si era vantato di aver sfregiato qualcuno. Mi riconoscerà, mi abbasserà gli occhi chiedendo, vuoi anche le patatine? E non so perché, ma sono io a sentirmi imbarazzato. Quasi colpevole. Perché colpevole? Because I have the privilege. I have the privilege of education and he doesn't. And for most of our school years we were exactly the same. The difference between me and him was maybe 5 IQ points. Maybe I don't know, maybe I had my parents had 3 books at home, his parents had notebooks. Maybe we had a television, maybe he didn't have a television. So maybe he didn't know that there was a world outside of Malaysia, maybe I did know the world. But whatever it is, in just 3 years our lives are completely different, and in just 3 years I know that in 10 years there's no way his life can be like mine. And so I went to a school that, you know, as you described, it was very, very mixed because it was part of a government initiative, as I mentioned earlier. A lot of my cousins are in his position. Some of my cousins, you know, were always in trouble with the police. And this generation of Asian people in Southeast Asia grew up with that diversity. And we knew that things were going to change, but we just assumed that everyone's lives were going to get better. But in just 10 years' time, we realized that that was not going to happen. So what you have is the death of all that optimism. And the death of optimism produces guilt. Another difference, going back to your earlier question, the difference between Europe and Asia is that Europe to me feels much more settled. It feels as if it has structures. There are political structures, legal structures, social structures that protect the individual. Physical violence, such as you described in from Eraldo's book, you see it, but it doesn't really often result in death. I mean, even now in Kuala Lumpur, when I go out for dinner at night with some friends, I don't know if I'm going to make it back at home, and it sounds very alarmist, but you grow up with this sense of there are holes in the road. You might be driving your scooter down the road and you'll just fall into a hole and die. And that's just life, you know. It's not a problem. Well, okay. Okay. Or maybe we're the same then. At school, the fact that in my year, 3 people died when we were 15 years old. I mean, this is not normal for a school. They died because they stole a car and the car crashed. One of them got into a gang fight with someone, he got stabbed. I mean, these are not normal experiences of violence that you get in a school where other boys are going to go to Harvard or Oxford. It is not normal. And so what it does is now when I go to, I see Chinese shops in Italy, and I go into a shop and I can spot the one, I can spot that there's a young man behind the counter. I know he's the one who's extorting money from the shopkeeper. I know that he's there to collect the rent. You can see this very clearly when you've grown up like me. And that makes me feel guilty. It makes me feel that I could be in his position, having to live in Italy or France or Germany or wherever, illegally, just to get a way to live. And instead, I'm here talking to you in this beautiful building. So of course it produces guilt, because the difference between me and him is very little. So that, I think, is the tragedy of Asia today, and how quickly people have polarized in just 10 or 20 years. And you know, his children are not going to be like the children of people like me. And I think this produces a certain sadness, because
in our position, we would want everyone to have what we have. But I also want to sort of go back to a point that Eraldo mentioned earlier, which is that there are migrants and there are migrants, a lot of different kinds of migration. And I think that the experience of migration in the time of my grandparents is very different from what it is now, certainly in Asia. So when you look at the new migrants coming to Southeast Asia, to Malaysia, Singapore in particular, the wealthier countries in Southeast Asia, they come from Bangladesh, they come from Nepal, and they come from Myanmar. Those are the three major countries. They have no expectation of making a life in Malaysia anymore. They come knowing that they're going to be used for their labor, they're going to be used for their physical, their bodies. We are going to use their bodies to make money for someone else. And then they're going to go home after 3 years or 6 years. There is no more expectation of moving to that country and making a life. And it's because we have made it so that they can't integrate. And capitalism, I think, has made it possible for that to happen. And I think that's another one of my great sadnesses, because they do exactly the same jobs that my grandfather did when he arrived. He worked in the docks. And now, his modern day successor can never dream of having a grandchild like me. So I think this is why I talk about guilt. Stiamo avviandoci verso la conclusione, forse faccio un poco per rispettare la simmetria con un'ultima domanda, Eraldo Affinati, su un punto che ci riguarda da vicino. Tra le tante cose belle che ha appena detto Tashon in questo suo ultimo intervento, ci ha ricordato, perché spesso noi ce lo dimentichiamo, che per esempio in Europa, nonostante tutto, ci sono delle strutture solide, delle garanzie per dei diritti delle persone che noi diamo per scontati e che spesso sono anche una delle ragioni per cui milioni di persone rischiano la vita per arrivare qua e non ce le hanno. Nelle storie, nel confronto con i tanti, tantissimi ragazzi che tu hai incontrato grazie al tuo mestiere e alla tua scelta di vita, quanto è forte anche il ruolo che loro possono giocare per ricordarci chi siamo noi? Perché noi spesso tendiamo poi a buttare via letteralmente il bambino con l'acqua sporca, parlando male della crisi della nostra società e dimenticando che siamo comunque, l'Europa è il continente che ha il 6% della popolazione mondiale e spende il 50% dei soldi per welfare a livello globale. Una cosa che calerà, e ce l'ha promesso già da tempo fa persino Draghi. Ma comunque siamo la zona del mondo dove tutto questo accade, dove l'integrità dell'individuo è comunque garantita più che in altre parti del mondo. Servono a ricordarcelo le storie di quelli che vengono da lontano? Sicuramente ci fanno capire la dimensione del nostro privilegio, questa è la prima cosa. Infatti questa è la ragione per cui distinguere fra il profugo politico e cosiddetto migrante economico è assurdo, perché soltanto chi è stato in quei paesi, diciamo in Africa per esempio, hai visto i bambini con la congiuntivite, con la tosse, quando ti accorgi che se c'è una ferita può esserci un'infezione che non puoi curarti da nessuna parte, ma tu vedi queste cose concrete, intere zone senza impianti idraulici, senza luce elettrica, allora capisci che per una persona che parte da lì e viene passeggiare a Milano sul corso Buenos Aires o semplicemente passeggiando qui a Venezia è già senza fare niente un portare in salvo non solo la vita fisica ma anche la vita spirituale, diciamo, il portare in salvo se stessi, no? Allora, e questo certamente vale molto per noi vedere questo, perché significa non solo apprezzare quello che abbiamo conquistato anche con la morte, con le lotte che abbiamo fatto, no? Sono nipote appunto di un partigiano fucilato, e Calamandrei ce lo spiegava, che dove nasce la democrazia, là dove è morto un partigiano, là dove alcuni si sono sacrificati affinché noi potessimo stare qui a discutere nel rispetto reciproco. Ecco, diciamo che questo sicuramente, dopodiché noi dobbiamo anche fare un passo ulteriore e sapere che non basta garantire il servizio. Che è vero che noi abbiamo i migliori servizi, diciamo, planetari sulla carta, però chiunque sia stato a Molenbeek, dove sono cresciuti i terroristi parigini, o
certi quartieri ghetto, diciamo, di Stoccolma o di Parigi, sa che in quei quartieri c'era tutto, c'era l'istruzione, c'erano i trasporti, c'era la sanità, e tuttavia alcuni di questi ragazzi si sono radicalizzati e appunto diventando terroristi. Cos'è mancato allora in quell'Europa del benessere e del servizio garantito? Forse è mancato il sorriso, forse è mancata l'accoglienza vera, profonda delle persone, che quindi si devono necessariamente confrontare mischiandoci gli uni con gli altri, insomma, ecco, non basta garantire, diciamo, semplicemente la scuola, lo sport e il trasporto, che pure sono fondamentali, ma dobbiamo fare un'opera ulteriore, appunto quell'opera di lavoro umano profondo che chiama in causa noi stessi, ecco, tutti i nostri valori. Allora, soltanto in quel momento l'integrazione non è più soltanto una parola, ma diventa un modo di vivere. Grazie Aldo, grazie Pastore. Che abbia citato lui il suo pomeriggio alla Giudecca, l'abbiamo voluto fortemente questa presenza per la prima volta di incroci di civiltà in un luogo della città che tipicamente è disconosciuto e ignorato. Quindi io ringrazio Rado per aver dato la sua disponibilità ad essere lì nel pomeriggio, e sono contentissima tu l'abbia menzionato. Scusate, mi era sfuggito un po' per la stanchezza. E sono a vostra disposizione per i firmacopie, e grazie per la splendida serata.